che lui, tutti e sei in gabbia, si attende il via dello starter per questa settima corsa dal Sant'Artemio di Treviso, partiti in questo momento. Dall'interno c'è Fluid che mantiene posizione di vantaggio su Anip, al largo c'è anche Parmenion. Cavalli che vanno in bocca alla prima piegata con Parmenion che va al comando, all'esterno c'è All Emperor e poi Fluid. A chiudere Fergola, cavalli che stanno per completare la prima piegata. In testa il numero 6 Parmenion, seguito dal 5 di All Emperor, poi Fluid, mentre risale posizioni il numero 1 di Anip. Si passa davanti alle tribune con Parmenion che continua a condurre su All Emperor, Fluid e Anip. Parmenion al comando, per corsia interna Fluid si riavvicina, all'esterno c'è sempre All Emperor. Più hanno preso qualche lunghezza di vantaggio sul resto dei cavalli. Si va sulla penultima piegata con Parmenion sempre al comando sin dal via, Fluid all'interno al suo inseguimento, all'esterno c'è All Emperor. I tre hanno qualche lunghezza di vantaggio sul rimanente del gruppo, con sempre Parmenion a guidare su All Emperor e Fluid. Posizioni che non sono mai praticamente cambiate sin dal via. Intanto risale Evans. Cavalli sulla retta opposta a quella di arrivo con Parmenion, Fluid sempre in lotta e All Emperor all'attesa. Si completa anche la retta opposta a quella di arrivo, si va sull'ultima piegata. Adesso si intensifica il pressing da parte di Evans all'esterno dei due battistrada, cioè Parmenion e Fluid. Parmenion deve parare gli attacchi di Fluid, Evans e più discosto il numero 3 di Fergola. Si va a completare anche l'ultima piegata, intanto è uscito di scena Evans, Parmenion allunga su Fluid. Parmenion ha preso 2-3 lunghezze di vantaggio agli avversari e si presenta al comando in addirittura conclusiva Parmenion, mentre ha ceduto Fluid. Parmenion al comando, deve difendersi dall'attacco interno di Fergola che comunque è distante. Parmenion può graduare ancora a piacimento, Fergola per corsie interne ma non può più raggiungerlo. Parmenion in testa da un capo all'altro, chiude facile vincitore quest'ultima corsa del Sant'Artemio. Al secondo posto c'è Fergola a precedere il numero 4 di Fluid, quindi 6-3-4 il probabile ufficioso arrivo dell'ultima del Sant'Artemio, rispettivamente col numero 6 Parmenion e Romina Mazzon. Poi c'è il numero 3 di Fergola con Margherita Della Pietra, il numero 4 di Fluid, la monta di Fortunato Mariotto. Dalla Sant'Artemio è tutto anche per questa giornata di galoppo, l'appuntamento con il trotto.